Avana ha da sottoscritto il manifesto per l'occupazione femminile di valore D, perché crediamo che la parità di genere sia uno dei temi irrisolti più importanti nel nostro modello sociale ed economico. Ha implicazioni etiche, ha implicazioni sociali, ha implicazioni sulla produttività e sul successo aziendale. L'impatto della disparità di genere nel mondo del lavoro, quando la inseriamo nella realtà economica di queste prime decadi di millennio, si estende in modo drammatico alla demografia, diminuendo la natalità e contribuendo a peggiorare il bilancio tra le generazioni. Le cose da fare sono tantissime, il manifesto le riassume in modo organico e strutturato. Ne voglio ricordare solo due, che sono per me particolarmente importanti. La prima è la mancata parità di genere nelle università tecnologiche, che sono per aziende come quella che guido il naturale bacino d'entrata e che è un'assurdità economica. Le ragazze sono sottorappresentate a priori nelle professioni di cui abbiamo più bisogno e che pagano di più. Io credo che questo debba diventare un parametro importante non solo per le aziende, ma per le università stesse. Il secondo tema è quello della maternità. È qualcosa che gestiamo come possiamo, ma che resterà un freno fino a quando il ruolo della cura della famiglia sarà moralmente e fattualmente assegnato solo alle donne. Questo deve cambiare e credo che l'introduzione di un sostanziale periodo di congedo di paternità costituisca una delle prime azioni necessarie per arrivare a un cambiamento.